Mi chiamo Matteo Tinti, ho 12 anni e oggi vi vorrei presentare un progetto che ho fatto a casa. È il progetto di un mini prototipo di un oggetto volante a elica elettrica, apparentemente un UFO. In pratica questo oggetto è di forma ellittica, è costruito grazie a un triangolo che forma la parte superiore, e da un rettangolo che forma la parte inferiore, quella dei motori. L'oggetto è costruito a parti per permettere il montaggio. La prima parte è di una cupola d'occhio in plastica molle, per permettere di contenere la zona delle batterie e anche diversi oggetti, ma di piccole dimensioni e di peso. Contiene la prima batteria che è interamente collegata e unicamente collegata all'elica motrice, che permette il salire e il scendere dell'oggetto. La seconda, la terza, la quarta e la quinta sono collegati alle altre quattro elica che permettono, grazie a un suggerimento di un fisico non praticante di nome Andrea Mammelli, che mi ha suggerito infatti di mettere queste tre per non fare girare l'oggetto su se stesso quando gira l'elica, per via dell'albero motrice, di garantire una stabilità. Questa è la parte inferiore dell'oggetto. Qua si notano subito la prima elica, l'elica più grande, fatta a croce, e le altre eliche, fatte a croce ma un pochino più piccola. Poi si notano queste piccole caselline. Queste caselline non sono lampadine per le luci, sono delle piccole caselle dove passa l'aria ed entra. Si vede là. In pratica questo concetto l'ho studiato apposta, che permette all'oggetto di muoversi a seconda dell'aria. In pratica è uno spostamento che avviene dall'esterno per poi arrivare all'interno. L'aria passa da una di queste caselle o da diverse e poi scende da giù. Così facendo l'oggetto si inclina dalla parte in cui va il vento e quindi si sposta. Ovviamente questo oggetto non va usato quando c'è una burrasca, perché rischiereste di farlo schiantare contro un albero o contro un palo. Poi, che altro? I watt delle batterie verranno appunto accertati durante la costruzione dell'oggetto e in base al peso. Questa è la mia firma e questo invece è il nome del progetto. L'ho chiamato MA. Il vero nome non ve lo posso dire perché è un mio segreto. Con questo concludo la presentazione del mio progetto. Spero che negli anni successivi si possa costruire in qualche modo e spero soprattutto di aver attirato la vostra attenzione. Qui a Matteo Tinti, passo e chiudo.